Subsul amici, bentornati nel mio canale, io sono Adanai e questa è una nuova puntata della sfida dell'eredità, quindi siamo di conseguenza con la famiglia Montreschi e niente, li abbiamo lasciati che lei era incinta del secondo figlio, la piccola Anna è diventata una bebè, Dean ha la sua carriera nel mondo dello sport, mentre lei, Arianna, ormai sappiamo tutti che lavora in ospedale, al momento è un'infermiera diplomata. Allora, qui tra l'altro vedo che c'è delle cose da raccogliere che adesso li mando. Ho venduto l'attrezzo che ha vinto lui con la promozione, valeva 2500 simoleon e due cacche d'oro. Non so da dove sono uscite, comunque questa è la casa, oddio il tetto. Dicevo, ho portato qualche piccola modifica alla casa, ho aggiunto questa macchina che ho scaricato, che era troppo carina, mi dà questo tocco di realismo, e la bicicletta. Poi, non ho fatto molto altro, a parte aggiungere le tende e ingrandire un po' il salotto. Allora, abbiamo la situazione attuale. Anna sta ancora dormendo. Arianna si sta svegliando e deve assolutamente andare in bagno, quindi vai subito. E già che più o meno stai bene, sai Arianna cosa fai? Vai a scavare queste cose. Vai. Dean sta dormendo. Lei adesso è al terzo trimestre, quindi tra poco dovrebbe pur partorire. Penso con lei di fermarmi a due figli, quindi se mi fermerò a due nascerà l'erede. Che spero da una parte sia maschio, perché giuro io ho questa cosa che nascano solo femmine nella mia famiglia. Non so per quale ragione, però nascano solo femmine. No, lo vendiamo tutto, tanto non ho mai fortuna. E facciamo anche questa delle rane, va. Che siamo qui. Dove stai andando? Ah, torni a casa al computer. Ok. Lei va al lavoro oggi? No, oggi lei è di festa. Lui non va nemmeno lui al lavoro. Lei ovviamente non va. Potremmo quindi quasi fare qualcosa di carino. Perché non mi prende la vasca? Eppure è una vasca. C'è questo bug che le vasche non me le piglia come vasco, forse io ho qualcosa che dà noia, quindi niente, sono costretta a rimettere l'altra. Ma mettiamo questa? No, questa tenda è orrenda. No. 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 Mettiamo questa con lo sport, vai, l'avrà scelta Dean, questa tenda da doccia. Ok, allora fai il bagno, non cantare sotto la doccia, voglio che fai un bagno ad Anna. Mentre tu di che hai bisogno? Tu potresti intanto riempire la ciotola. Mi butti via. Seguire la ricetta per animali e fai un chorizo marinato con salsiccia. Questa me la butto io, vai. Andiamo a sbirciare lei che durante il bagnetto. Ma che carina. Tagliamo i capellini, dai. Diventiamo una Simma bella e pulita. Oh, meraviglio. Ma che carina. Schizzi mamma così. Chissà se lei sarà contenta di avere un fratellino o se invece sarà gelosa. Lui, guardiamolo, perché lui merita sempre di essere ammirato. Ehi. Non ho messo... Ah, sì, sono altissime, però l'ho messa. Dovrò aggiungere qualche trincaglieria qui, perché è troppo vuoto sto muro, non mi piace. Ok. Allora, certo, ti ho fatto riempire la ciotola e poi... Dallo ad Hunter. In bagno. Allora, metti qua Anna, diamole la colazione. Ah, me lo sta già facendo. Tu potresti preparare la colazione. Serve la colazione, fai una
non lo so neanche. Facciamo delle frittelle, dai, pancake, sono sempre graditi. Perché lei è a disagio? Bebè a mollo per aver fatto un bagno a un bebè. Ora Rihanna è tutta bagnata grazie a un bagno del bebè. Bene. Vabbè, dai, non potevi mica lasciare sporca la sua bimba. Se poi cortesemente, chi ha la macchina fotografica? Lui? Dov'è la macchina fotografica? Intanto vendiamo questa roba. Però c'era una macchina fotografica. Dov'è finita? Non mi dire che l'ho venduta. No, non c'è più la macchina fotografica. Dove cacchio è sparita? Mi sa che pur senza volerlo l'ho venduta. No, raga, la rivoglio. Parte, potrei farti scattare una foto dal telefono e via. Ah, tra l'altro mi sembrava che scatto una foto e basta, molto semplicemente. Però non così, è bruttissima. No. Intanto vai qua, prova ad andare qua, magari da qua viene meglio. E devo beccare il momento in cui lei fa qualcosa di buffo. Ora. Perfetto. Facciamo più foto perché non venga lo gnomo, litate, sfocate, io sono sfortunata in questo senso. Ok. E mettiamo la foto della nostra piccolina. La mettiamo qui, accanto alle foto dei genitori. Aggiungiamo anche la cornice. Perfetto. Vediamo se è il caso di impostare un filtro per farla diventare più chiara. Caldo? No. Post filtro, chiaro? Sì. Così abbiamo una foto anche della nostra bambina di colore, quindi non si capisce perché, ma insomma, vabbè. Oh, 145 simoleon questa pietra, buono. Allora, tu Arianna, intanto vai ad asciugare questa pozza. Qua portiamo un giocattolo e ce ne andiamo. Questo è per il cane. Vai. Questo, pigliati. Ci sei? Lui, certo, lui l'ha messo a mangiare in bagno, sto cane, porino. Ma l'hai messo in bagno. Prendi dell'acqua, va. Potevo comprargli la macchina del caffè o del tè, in effetti, non ci ho pensato. Poi, vabbè, fallo uscire. Anzi, no, va, lasciala qui, prenditi una porzione e siediti qua, te lo dico perché non si sa mai. C'è lo Smanet Show. Giochiamo con la bambina, dai. Però l'ha finita di mangiare. Guardiamoli. E tu potresti scattare un'altra foto, no? Però voglio la macchina fotografica, dai, perché le fa più grandi. È vero che le posso ingrandire col trucco, però vengano meglio. Chiarezza cristallina, questa la meglio c'è? Sì. Va bene così, non mi interessa molto. Ora, vediamo di non farla sparire, anche questa. Devo andare in bagno. Mamma mia, lei deve andare in bagno ogni 30 secondi. Ti avevo detto di giocare. Ora lei mi scatta la foto, per niente. Infatti. Gioca. Aspetta, però per fare la foto deve venirmi. Si fa la pipì addosso, lo sento. Se l'è fatta addosso. Va bene, canta sotto la doccia. Tu con la tua con tua figlia non ci vuoi proprio giocare, eh? Ripulisci, dai. Non ce la facciamo a giocare con la bambina. Ah, sì. Ok, c'è questo bug. Simpatico, vedo. Che tristezza!
È orribile, ragazzi. Guarda, smetti, mi fai tristezza. Oh, meno male. Almeno da ultimo mi sei ventato per bene. Raccontiamole anche una storia. Tu, Arianna, sei imbarazzata. Va bene, fatti un discorso esortativo. Se l'hai fatta addosso. Hai avuto un incidente per averla trattenuta troppo a lungo. Che imbarazzo. Ok. Ora, tu poi ve ti vesti. Anche tu cambia abito, non voglio questo abito per te. Ti metti questo. Questo lo mettiamo in frigo che è ancora buono. E poi viaggiamo. Viaggia con l'Arianna, Anna e Hunter. Facciamo solo un'uscita di famiglia. Eccoci qua, siamo venuti nel Meo Park The Dogs. Volevo far fare. Vedi che c'è un po' di tutto. Per bambini, per insomma, c'è un po' di tutto. Affronta il percorso ad ostacoli con Hunter, mentre gioca con le bambole con Arianna ed Anna. La mandiamo a giocare un po' con le bambole. Tra noi due non è sempre corso buon sangue, ma non è troppo tardi per stringere amicizia. No, adesso no, scusami. Poi lui, geloso com'è, non apprezzerebbe molto. Dove sei piccola? Vieni, piccina. C'è anche vuota mostri, c'è tutto per bambini e per animali. Vediamo intanto Hunter come affronta il percorso. Ma che bello. No! Piccolo! Questo era un affoso! Peccato, non ero pronta! Dai, questo l'hai fatto bene! Bravo! Fantastico, povero cucciolo, mi ha preso una musata! Ok, vediamo loro due, stanno giocando con le bambole. Gli faccio anche una foto. Cosa la scuote lei? Sente se c'è qualcosa dentro? Carina, amore. Che ha fatto le foto, si vede? Quando faccio le foto mi sgama subito. Lui è malato, ma lei può curarlo? Dai un consiglio medico. No. No. Vabbè, diamo un consiglio medico, dai. Poi potrebbe invitarlo a sentire il neonato. Cos'è questo suono? Ho capito, se l'è fatto addosso ormai da un po'. Davvero carino, per essere vicino a un bebè. Quel bebè è assolutamente adorabile. Come fa qualcosa di così piccolo a essere così carino? Animale campione. Febbricitante, lui è piccolino, è malato. Sarebbe il caso di tornare a casa allora. Magari facciamo fare, svegliamo Hunter. Lui che si mette a fare giardino e bonsai? Perché lei si gratta? È malata pure lei? E accarezzalo, dai. Imita, che sono meravigliosi quando imitano cani. Vai qui. Pronti a scattare una foto? Ha smesso allora, no, che carità. Abbraccia. Troppo presto.
Sì, decisamente troppo presto. E tra l'altro sono in un... Se ero qui era meglio. Dai, su. No, 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 no. Da, mannaggia. No, ora mi sono fissata e voglio riempire la loro casa di foto di famiglia, no? E quindi, no, abbraccialo di nuovo. È tu sta pronta. Ok. Ora sì. E la mettiamo media, dai. No, che carini, tenerissimi insieme. Perfetto. Volevo andare però anche sul pontile, però direi che Hunter torna a casa e al pontile ci va solo lei. Non so se sto portando con me anche Hunter. Vedremo. Allora, mettiamo il guinzaglio. Anna la volevo mandare a casa, mandiamola a casa. No, Hunter no. Hunter lo voglio qui, metti il guinzaglio. Ferma. Protezione animali, metti il guinzaglio. Ok, e poi volevo andare in queste baracchine. C'erano dei baracchini di pesca o qualcosa del genere. Ecco che ovviamente con la fortuna che ho io è chiuso. Questo è aperto, compra il pescato del giorno. Anzi, prima contrattiamo, vediamo se riusciamo a spuntare un buon prezzo. Andiamo un po' più veloci. Dai, non costano troppo, puoi farmi uno sconto? Sei fuori di testa, ci sto già rimettendo a questi prezzi. Ok, non ci abbiamo... Non siamo state molto persuasive, che dite? Occhio grigio, persico trota, pesce gatto, pesce palla, pesce persico, salmone, tilapia, tonno, trota. La prendiamo del tonno, del salmone. E un occhio grigio, che non so bene cosa sia, ma lo prendiamo. Questo è aperto, cosa vende? Cibo è per animali. Ordina del cibo. Ma tu come stai? Hai fame? A parte che sonno e lo scopro ora. Fame no. Compra cibo per animali. Ma no, non c'è bisogno. Compra forniture. Cosa c'è? Poi andiamo a casa anche noi perché lei ha sonno. Ah, ok, dolcetto per animali. Prendiamolo un dolcetto, un paio di dolcetti, dai. Uno. Ok, direi di tornare a casa. Sì, ti mando un bagno. Andiamo subito a casa. Ci vediamo da casa. Eccoci qua, vai in bagno subito. Prima di rifartela addosso. Lui è febbricitante ancora. Mi sembra che stia meglio, non ha più neanche il... Lei che sta facendo? Lei sta... parlando con lui, ok, quindi tu potresti anche allenarti invece di allenamento, potenziamento muscolare, vediamo se lo fa. Non a posto, no, non avevo dubbi. Qui non può farlo. Allora, andiamolo tanto a fare jogging. Lei avrebbe, volevo farla stare un po' con la piccola, però ha sonno, vabbè. Intanto possiamo abbracciarla, però. La piccola ha fame? No. Potrebbe fare un pisolino, però, anche lei. Adesso no, perché Rien è stanca, Kira. Verrai da me a passare del tempo insieme un'altra volta. Ok. Facciamola, che ore sono? Sono le 5, fai un pisolino. E anche lei fa un pisolino. Cucciolotta, amore, meravigliosa. Ah, c'è da appendere la foto, giusto? La foto che ho fatto di lei, della piccola con il dolce Hunter.
Il resto ce le vendiamo. Questo pesce lo mettiamo in frigo. La bimba piange, non si sa neanche bene per quale motivo. Lui è fissato col frigorifero. Allora, insegna al vasino, vai, già che sei qua. Ah, lo fai da seduto, giustamente. Diventate compagne, poi. Lei sta ancora riposando, che è veramente stanca perché giustamente questa, essendo incinta, c'è da buttare via il cibo avariato. Può servire la cena o c'è già qualcosa? Apriamo, dai. Apri. Ho voglia, a parte c'è tutta roba da cena. Persico ritrovato affumicato. Abbiamo questo, potremmo prendere questo e questo lo buttiamo. Metti Anna qui. Mamma mia, quanto è lento insegnare il vasino, ragazzi. Ecco. Arianna. Tra poco mangiavamo tutti insieme, aspetta. Metti Anna qui. Fallo tu, vai. E poi prendi la porzione per Anna. Tu mangiati il kebab e lui si mangia questo. No, ormai stiamo cenando, scusa. Ma perché non ti fai gli affari tuoi? Perché? Perché? Ma la mettete qui? Io odio questa cosa, giuro. Vabbè, fai così, vai, che facciamo prima. Il travaglio è iniziato, ragazzi, ci siamo. Ormai la faccio mangiare, però. Una piccola. Ha molto sonno. Quindi mettila a letto. Dai, ok, non avete più fame, a posto. Anche tu non hai più fame, a posto. Vai in bagno, mi raccomando non partorire lì. Dean, ti avrei chiesto di mettere a letto la bimba. E poi portiamola all'ospedale. Ah no, già non c'è porto. Vabbè, dormi lì. Noi andiamo all'ospedale. E partecipiamo. Ovviamente con noi portiamo Dean. Eccoci qua, siamo arrivati. Vediamo se mi nasce un maschio o una femmina. Lui si sta facendo prendere dal panico. Dean, rilassati. Guarda Arianna com'è tranquilla, tutto sommato. Vai a prenderti un caffè, dai, va bene. E poi seguiamo Arianna. Che dove cavolo è? Ah, Dean, vieni qua subito. Te la fa partorire lui? Ah, oh, ok. Perché non entra? Ha paura ad entrare. Niente, lui resta fuori nella sala d'aspetto. Vabbè, vecchio stile. Quando i mariti stavano fuori a fumare 50 sigarette. Per il panico progenitoriale. Una femminuccia, ragazzi, ve l'ho detto. A me nascono solo femmine. Nascono solamente femmine. Alla prossima gli faccio mangiare 30 quintali di, non mi ricordo, mele? Per avere il maschio? Mi sembra, giusto? Cioè, cavolo, solo femmine. Ok, come la chiamo questa bimba? Abbiamo Anna, Arianna, Dean e la piccola, che probabilmente sarà l'erede perché mi fermerò a due. Chiamiamola Savannah. Sarà anche lei nera? È nera. Cioè, io ragazzi non so perché mi nascono nere, tra l'altro. Tu ancora il pancione? Andiamocene a casa, vai, sta sparendo tutto.
ti sparisse anche il pancione. Un bacio ci stava. Eccoci a casa. È un'altra piccola savana che hanno messo qua. E no, prepariamo. Gli sistemo la cameretta, ci vediamo tra pochino. Ok, la cameretta della piccola è pronta. Nutriamola subito e poi le cambiamo il pannolino. Mentre lui, dov'è la piccola Anna? Leggi per far addormentare. E va fatto il bagno a lui. Anna, smetti di giocare. Hai ragione, c'è Hunter qui nel mezzo. Manda a cacciare, vai. Così va fuori. Puoi andare qua, ce la facciamo? Leggi ad Anna per far... Perché? Vabbè, metti Anna a letto. Già che c'eri potevi ripulire anche questi, no? Insomma, come al solito abbiamo partorito una piccola femminuccia di colore. Non si capisce da chi prendano sta skin, perché a lui sotto comunque l'overlay è chiaro, non è scuro. Comunque, ti avrei detto di metterla a letto. Non ho fatto niente di nuovo di là, quindi non capisco perché devi fare tutte queste storie. Dai. Pulisci e vai a dormire anche te. Anzi, fai fichi fichi con Arianna. Che fai, Arianna? Ah. Perché ti sei svegliata? Dormi, non rompere le scatole, dormi e basta. E luci automatiche, tutte le luci. Perché si sveglia di continuo? Mettimi a letto. Razza di bischera. È 2 ore che ti sto mettendo a letto, restaci. Ah, ok, apri. Apri e vai a dormire. Basta, sta bambina, dormi! Sta bimba è odiosa, scusate, lo devo dire. Mi dispiace, l'adoro, ma è odiosa perché veramente... Quando era piccola piangeva di continuo. Adesso non dorme. E che cavolo. Tu, Hunter, per cortesia non me li svegliare. Beh, bravissimo. Dormi anche tu. Ci vediamo domattina. Allora, la sveglio io perché tra un'ora inizia a lavorare. La piccola si è svegliata 30 miliardi di volte. Preparo un pranzo al sacco velocissima. Prima che tu debba andare al lavoro. Appunto. Ok, ragazzi, io vi saluto qui. Partecipo alla giornata lavorativa di Arianna. E noi ci vediamo la prossima volta anche con il compleanno della piccola... non me lo ricordo. Oddio, gliel'ho dato io adesso. Savanna. Perfetto, chiedo scusa. Quindi vi do appuntamento alla prossima. Se vi va iscrivetevi al mio canale. E come al solito commenti ben graditi. Anche se sono critiche, suggerimenti o pensieri. Sussul!